riconfermato sindaco con il 52% delle preferenze, batte di 400 voti la rivale Lazzaretto, tutti contro di me, ha vinto l'onestà. Aponensi soddisfatti dell'esito del ballottaggio, Claudio ha fatto molto per ridare vita al paese, dicono, ora bisogna continuare a rimboccarsi le maniche. Roberta Gallana del centrodestra è Spugna Este, ora si lavora seriamente, attenzione per bambini e persone sole, i cittadini chiedono lavoro e sicurezza. Travolgono un 32enne, scappano, poi si costituiscono dai carabinieri, credevamo fosse un animale, dicono, due denunciati, incidente mortale a Piacenza d'Adige. Intervento della polizia brusegana durante una festa, una donna è stata costretta ad un rapporto sessuale con l'ex, lui portato in questura in stato di fermo. Grande successo della diretta di Rete Veneta da Gorizia per la adunata triveneta degli alpini, sfilano anche le penne nere padovane. Teatrando, la compagnia degli studenti compie 10 anni e si mette in mostra la Gran Guardia. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Padova. In apertura abbiamo una notizia di cronaca giunta da poco in redazione. Una bambina di 7 anni, infatti, questa mattina ha rischiato l'annegamento in un hotel di Montegrotto Terme. La piccola è stata subito trasportata all'ospedale di Padova, dove al momento è ricoverata in prognosi riservata. Sembra che si sia buttata in acqua subito dopo pranzo e a quel punto sia stata colpita da una congestione. Sul posto i carabinieri, la piccola è stata portata poco dopo all'ospedale pediatrico. Parliamo ora delle elezioni, andiamo ad Abano Terme, Luca Claudio si rivela ancora una volta il re con il 52% delle preferenze, è stato infatti confermato sindaco e per lui è la quarta volta alle Terme. Luca Claudio ha vinto, alla faccia di chi gli vuole male, degli invidiosi, di quelli che dicevano che si drogava ma gli esami medici hanno dimostrato che non è vero e della procura, che poco più di un anno fa lo ha indagato per turbativa d'asta e concussione e che a distanza di un anno deve ancora mettere un punto a questa storia. Ora lui ha all'attivo 5.252 voti, la sfidante Monica Lazzaretto, sostenuta dal PD, è rimasta indietro di 467 punti. Claudio l'altra sera ha festeggiato come piace a lui, con una grande festa e musica. Oggi, col volto più rilassato ma provato, si è presentato in municipio alle 11.30. Sicuramente una grande soddisfazione, una vittoria incondizionata della squadra, di tutti quanti noi, contro tutti. Perché in realtà questa è stata una vittoria contro i partiti, contro il sistema partitico, contro gli inciuci partitici che hanno tentato di fare, contro le categorie economiche e devo dire tristemente anche contro i preti di questo territorio che hanno voluto anche loro schierarsi politicamente. E prime cose da fare adesso, insomma, in questi giorni? Ma lavorare, sinceramente adesso la prima cosa è ricostruire la squadra, l'esecutivo, quindi il mio principio è sempre stato quello meritocratico, la mia squadra lo sa, non ho parlato di assessorati con nessuno prima e ho rimandato tutte le riflessioni del post voto. Un anno e due mesi fa c'erano i finanzieri che la venivano a prendere in municipio, è passato del tempo e cosa è successo? Mi ha dato anche la forza della ricandidatura, molto probabilmente se non ci fosse stata la finanza non mi sarei nemmeno ricandidato. C'è qualcuno che si sente di ringraziare? Ma principalmente tutti coloro che hanno portato con me il peso di questi ultimi due anni, dalle indagini alla persecuzione mediatica, agli attacchi personali, quindi in primis la famiglia con i figli e la moglie, gli amici, i genitori e tutti coloro che mi sono stati vicini. E oggi abbiamo incontrato gli Aponensi e anche la mamma del sindaco. La prima voce che sentiamo è proprio quella della signora Graziella, mamma di Luca Claudio e poi di tutti i cittadini. Sono contenta soprattutto perché ha battuto la cattiveria, ecco, perché è un anno che andiamo avanti così. È un anno che fra la finanza e l'indagato e il ladro, adesso è venuta fuori perfino la storia che lui ha la parrucca. Che il sindaco ha la parrucca, non ha più capelli suoi, ha la parrucca. Insomma, ne sono venute fuori di tutti i colori. Allora sono contenta per quello che abbia vinto. Io tanti anni che lo conosco Claudio, come persona e come tutto, perciò non ho avuto problemi. Sì, a me mi va benissimo. Prima che qualcuno degli altri gli interessava solo l'ufficio e basta, hai capito? Invece la gente è contenta anche con quei... Tutti i prestazioni che fa, note brave, tutto questo qua. Ha vinto l'onestà e la continuità. E lei, contenta? Sì, molto contenta, è stata molto dura. Gli attacchi personali sono molto pesanti, per cui sì,
felicissime. Soddisfatta, contenta, Luca se la merita tutta, ma soprattutto il nostro paese, se lo merita tutto un sindaco così. I cittadini di Abano hanno fatto la loro scelta, hanno riconfermato a sindaco Luca Claudio. La politica vincente è quindi quella delle feste, della rivitalizzazione del centro storico, anche se molte sono ancora le cose da fare. Quali sono le cose da fare adesso quindi? Continuare sul mettere a posto i marciapiedi, continuare a fare le piste ciclabili, continuare con i progetti che ha questo sindaco nella sua testa e noi li condivideremo tutti. Specialmente i marciapiedi, sono caduta due volte, ho fatto anche ricorso. Giusto fare per tutto per il centro di Abano, però c'è anche la parte opposta che ha bisogno. Di che cosa ha bisogno adesso Abano Terme? Di una continuità e di vivere a colori. Andiamo invece ad est, dove la vincitrice è Roberta Gallana. Sentiamo le prime dichiarazioni da neo sindaco. Roberta Gallana, la candidata del centrodestra, è il nuovo sindaco di Este, confermando il vantaggio del primo turno contro il candidato del centro-sinistra, Stefano Agugiaristoppa. Adesso bisogna lavorare seriamente, sentiamo la responsabilità di questa vittoria straordinaria, anche perché 18 seggi su 18, quindi tutta la città ha risposto positivamente alla nostra proposta. Si parte subito con obiettivi precisi. Prima cosa indirò un incontro con i servizi sociali e con i responsabili dell'ufficio tecnico, i servizi sociali, perché è importante per noi prima di tutto pensare alle persone che hanno bisogno, alle famiglie che hanno bisogno, ai ragazzi con disabilità e poi farò sicuramente una scappata agli asili nido perché voglio incontrarmi con i nostri primi cittadini che sono i bambini. Una donna al timone dunque. Mi fa molto piacere perché la donna porta cambiamento, porta lungimiranza, però anche una grande sensibilità verso i bisogni reali delle famiglie e quindi questo mi appartiene e lo porterò avanti. E poi un augurio alle grandi città, alle donne che governeranno anche le grandi città, ma come anche un augurio a tutti i sindaci, perché sento molto la responsabilità di questo compito. Ed ora sentiamo quali sono le richieste primarie degli estensi al nuovo sindaco. Spero che lavori bene perché non la conosco, è questo che chiedo, poche chiacchiere fatti che qui mi sembra che tutti sanno chiacchierare, criticare e dopo lavorare chi è che lo fa? Vorrei tanta pulizia vorrei, perché io ci vedo poco e ci sono le strade e soprattutto i portici che sono un immondezzaio. La sicurezza è la priorità, il lavoro. E queste le due cose prioritarie, diciamo, che vogliamo noi, almeno noi stessi. La sicurezza è una cosa importantissima che sta mancando. Che dovesse ascoltare niente che ha i problemi. È un po' di lavoro, un po' di. L'importante è il lavoro, perché ci sono tante gente qua senza lavoro. Prima roba che non passa più le macchine qua in centro, prima roba, che si inquina tutto qui, perché c'è i posteria, no? Quindi puoi stare fuori le macchine. E vanno nelle botteghe lo stesso, quattro passi, è giusto quello che dico io. In primo di tutto sicurezza, poi sviluppo sicuramente, niente di più. Ancora sangue sulle strade del Padovano dopo i tre incidenti nel fine settimana. Oggi ha perso la vita in auto un uomo di 55 anni e intanto si sono costituiti i pirati che hanno travolto un uomo a Fontaniva ed erano scappati. Si sono costituiti nella tarda serata di domenica due ragazzi che sabato sera hanno travolto un 32enne a Fontaniva scappando subito dopo. Si tratta di due giovani di 29 anni che hanno centrato in pieno Andrea Frandina, 32 anni di Carbignano, mentre camminava a piedi lungo la Postumia. I due giovani si sono presentati dai carabinieri e hanno mostrato anche l'auto devastata dall'impatto. I due probabilmente erano ubriachi quella sera, ora devono rispondere di lesioni gravissime, omissioni di soccorso e fuga del conducente, mentre Andrea sta lottando disperatamente tra la vita e la morte.
Intanto oggi un altro incidente mortale allunga la lista delle vittime della strada. È un agente di polizia, si chiamava Fausto Zanaica, 55 anni, di Piacenza d'Adige, morto alle 9.15 dopo una fuoriuscita autonoma al volante della sua Toyota RAV4. Zanaica stava viaggiando in direzione est, in località Barchessa, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un infarto. Ancora cronaca, un cittadino moldavo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Padova con l'accusa di violenza sessuale e rapina. I fatti al centro delle indagini che hanno condotto all'arresto risalgono a domenica scorsa, quando l'uomo durante una festa in casa di amici, colto da un attacco di gelosia nei confronti dell'ex compagna, l'avrebbe chiusa in una stanza e l'avrebbe appunto usato violenza. La donna, approfittando di un momento in cui l'ex si era allontanato dalla camera, è fuggita insieme ai loro due figli di 10 e 6 anni e dopo aver trovato rifugio in un hotel vicino alla stazione ferroviaria ha chiamato la polizia e denunciato la violenza. Ed ora parliamo delle riforme che sono state approvate dal governo in materia di voucher con il senatore Santini. Proprio in questi ultimi giorni è stato oggetto di un intervento specifico da parte del governo, perché in effetti i voucher, che hanno una funzione importante, cioè quella di impedire che forme di lavoro marginale, accessorio, siano fatte solo con il lavoro nero, con il lavoro sommerso, diventa molto spesso l'occasione invece per approfittarsene da parte anche da chi insomma non dovrebbe farlo, penso ad alcuni settori economici e produttivi. E quindi sostanzialmente cosa dice questa riforma? I voucher vanno tracciati, cioè quando viene dato un voucher, il voucher vale 10 euro per ora di lavoro, quindi non è una misura proprio insignificante anche come retribuzione, deve essere però effettivamente corrispondente a un'ora di lavoro. Se uno fa 8 ore di lavoro deve avere 8 voucher. Tracciando, adesso dice la legge, tu quando dai un voucher, entro un'ora, quindi entro la durata del voucher, devi comunicarlo in via telematica con un SMS, e quindi in questo senso si vuole riportare i voucher alla loro funzione originaria, che era quella di dare la possibilità che anche lavori, ripeto, accessori, di poche ore alla settimana o di pochi giorni all'anno, potessero essere coperti sia dal punto di vista previdenziale sia dal punto di vista infortunistico nell'interesse del lavoratore oltre che con la retribuzione. E c'erano anche tante penne nere padovane a Gorizia durante la Dunata Triveneta degli Alpini, che Rete Veneta ha seguito in diretta minuto per minuto. Grande festa domenica a Gorizia per la Dunata Triveneta degli Alpini e la Dunata Nazionale della Brigata Alpina Giulia, che ha registrato oltre 35.000 presenze complessive e più di 20.000 penne nere che hanno sfilato nel cuore della città. Lo sfilamento che Rete Veneta ha documentato con una lunga diretta ha preso il via alle 10 dal Parco della Rimembranza per concludersi con il passaggio della stecca con la sezione ANA di Vicenza, che nel 2017 organizzerà il prossimo raduno triveneto degli Alpini a Val di Chiampo. Prima della sfilata la cerimonia dell'alzabandiera. Tra i più applauditi i reduci accompagnati sui mezzi, le croci rossine e i rievocatori storici con le divise d'epoca, i reparti in armi, le sezioni estere e quelle ospiti. E sono momenti sempre davvero emozionanti quelle delle adunate. Giunta alla sua 10ª edizione, Teatrando si mette in mostra per raccontare in città un'esperienza che ha formato migliaia di giovani. Una mostra alla Loggia della Gran Guardia per celebrare i 10 anni di Teatrando, un progetto promosso dal Vicariato di Este, che nel corso di questi anni ha avvicinato centinaia di ragazzi al teatro. Le scuole che hanno partecipato a questa iniziativa sono tantissime, sia a Padova che in tutta la regione. Supportati da insegnanti e da registi professionisti, gli studenti hanno potuto calcare i teatri e sperimentare in prima persona l'esperienza artistica del teatro. Possono lavorare su tematiche di carattere sociale, possono lavorare su testi che afferiscono al mondo del teatro italiano e europeo, per cui ecco Molière, ecco Shakespeare, Goldoni, e veramente lavorano con la logica dello work in progress, non memorizzano testi preconfezionati, ma a stretto contatto con il regista realizzano lavori di indubbia qualità che veicolano input di carattere educativo. Teatrando è un'opportunità per i giovani attori
attori, ma anche per i loro compagni di scuola, coinvolti, dopo gli spettacoli, in una sorta di teatro forum. Spettatori, studenti, quindi la specificità di questo progetto Teatrando è che vede studenti nella duplice veste di spettatori e attori. Questo al fine di innescare un sano meccanismo di emulazione, un processo di identificazione per incentivare l'interesse dei giovani verso questa forma d'arte. Dallo scorso anno i ragazzi e le scuole di Teatrando hanno iniziato anche ad entrare nelle carceri Giudecca, Due Palazzi, Minorile di Treviso e di Bologna. Ad ottobre, inoltre, saranno a Rebibbia, a Roma. Perché l'anno prossimo, chiusa questa splendida mostra, non una notte bianca dei laboratori teatrali scolastici in Piazza dei Signori? E vi ricordo questa sera alle 21.05 l'appuntamento con i documentari della Grande Guerra. TG Padova termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci.